l'evoluzione meteo più in linea con quello che dovrebbe essere il regime altalenante della primavera, caratterizzato sì da fasi stabili e anche miti, talvolta con temperature superiori alla media, che però si alternano anche a fasi più piovose. Questa seconda fase, diciamo, più stabile e piovosa, è letteralmente mancata in tutto il mese di marzo, che è quello per antonomasia più instabile, più pazzerello, come viene definito, che invece è stato caratterizzato da tempo asciutto, estremamente asciutto e anche appunto secco, con soventi episodi di tramontana e quindi hanno un po' aggravato un regime pluviometrico che era già scarso nei mesi di gennaio e febbraio. Cosa dobbiamo attenderci allora per le prossime ore? Le precipitazioni si acuiranno nel corso della giornata di oggi, però non siamo ancora in una fase particolarmente perturbata. Poi invece da domani il clou della perturbazione, quindi la fase sarà appunto perturbata, caratterizzata anche da venti forti da sud a sud-est, mare che diventerà agitato, e rovesci che in maniera abbastanza democratica interesseranno un po' tutta la regione. I fenomeni più intensi nel mattino di domani sul Savonese, in trasferimento sul Genovesato, mentre per le nostre zone del Medio Levante l'apice, diciamo, di questo passaggio perturbato sarà nel pomeriggio di domani, appunto, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio di domani. Dunque, un passaggio perturbato, però relativamente rapido, perché già venerdì dovremo avere un miglioramento. Sì, venerdì inizialmente una fase variabile che però poi produrrà delle schiarite, sì, anche abbastanza ampie. Pertanto si può già avere un accenno su sabato. C'è una risalita di nuvolosità che però non dovrebbe inizialmente dar luogo a fenomeni che sono abbastanza confinati sulla Toscana e al massimo in mare aperto sul Ligure.